L'ipotesi Park & Go è nata a settembre, però Giuliano erano già un paio di anni che a fine anno mi chiamava per chiedermi se ero interessato. Io volevo però provare in Superbike e lui mi ha contattato quindi tutti gli anni, però l'anno scorso mi ha proposto questo progetto con Triumph che prevedeva uno o due anni di Mondiale Supersport, lo sviluppo della Superbike e il Mondiale Superbike con Triumph, che è una cosa che a me sarebbe piaciuta tantissimo, perché comunque sviluppare una moto, ho avuto questa esperienza per fortuna con MV Agusta e è stato bellissimo, soprattutto perché alla fine funzionava. Quindi è una cosa che mi è dispiaciuta adesso che non si potrà fare più, però comunque sì, a settembre cos'eravamo? Al Nürburgring abbiamo parlato seriamente a quattro occhi. Prima già da direi Misano, Silverstone, c'erano stati dei contatti con il mio manager, con Bruno Ponti. E in Germania ci siamo avvicinati di più, abbiamo parlato. E praticamente io all'inizio non ero molto per la quale, però alla fine, pensandoci bene, poteva essere una cosa molto molto interessante, perché comunque due anni in Supersport, diciamo che era un po' più la paura di non riuscire ad andare in Supersport per il mio fisico che la paura degli avversari, perché comunque non avevo paura in Superbike di tanti, di alcuni, non è paura, è timore, diciamo. Ho il timore con la mia stazza di non riuscire in Supersport, però ho detto dai cavolo, cioè se vai lo stesso, dobbiamo farcela, è un progetto bello e io avrei comunque lavorato molto per lo sviluppo della nuova moto, quindi ci sono stato. Poi c'erano sempre più voci che la Ducati si ritirava, che i team ufficiali facevano una moto sola, c'era meno moto e più piloti in giro, era un momento un po' così critico, e una proposta del genere sarebbe stata stupido non accettarla. Qualche anno fa in MV Agusta ero pagato più di adesso, però c'erano altri propositi, nel senso che con loro avevo vinto un chip stock con mio babbo e mi avevano mandato in America, quindi era un altro tipo di, mi vengono sempre le parole in inglese, involved, di, insomma, era un'altra cosa, dovevo fare più cose per loro, vivere impegno, dovevo vivere all'estero, vivere da solo, quindi era una cosa più impegnativa. E dopodiché abbiamo vinto l'italiano Superbike l'anno dopo e sono andato nel mondiale, e anch'io pensavo, sai, vai nel mondiale, magari sì, non guadagni tanto. E io poi non avevo neanche tanti sponsor, perché essendo stato 3 anni in MV pagato non mi ero neanche messo a cercare sponsor, ho avuto questa fortuna. Prima di quello Ormeni, che mi faceva correre gratis, e quindi non cercavo sponsor ma li cercava lui, e poi a MV Agusta, quindi non ho mai avuto un budget, diciamo, non sapevo neanche che serviva il budget, anzi pensavo che i soldi venissero dati come vengono dati a tutti i meccanici che lavorano, allo smontagomme, a quello che pulisce il camion, pensavo venissero dati anche ai piloti. Invece purtroppo tanti non lo sanno, ma è così. All'inizio i team non, con la crisi che c'è, penso, usiamola come scusa, con la crisi che c'è è difficile investire occhi chiusi, fare un salto nel buio su un ragazzo giovane che magari ha vinto anche l'italiano Superbike come ha fatto Pulita l'anno scorso, che però alla fine non ti lascia, non serve a niente praticamente, detta come sta, non serve a niente. Se tu lo vinci o no, se non hai soldi, devi rifarlo, come fa Alex, purtroppo, mi dispiace, perché anche lui secondo me meritava una chance di fare il mondiale, almeno provare. E quindi sì, sono stati 2 anni molto duri a livello finanziario, perché avevo messo qualche soldo da parte, ho comprato casa, ho fatto il mutuo, però negli ultimi 2 anni senza guadagnare un euro, neanche un euro, anzi dovendo pagare con il budget degli sponsor, gli sponsor mancano, devo metterci di mio, fare tutti questi sacrifici e vedere i soldi in banca che calano, 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 arrivano molto vicino allo zero, anzi anche in zona rossa, però al contrario, diciamo, la moto va su in zona rossa, la banca va giù, va sotto zero. È stata dura,
E sai, tutti ti vedono, cavolo, fai il mondiale, poi sono passati in Ducati, boh, fai il mondiale con Ducati, sì, faccio il mondiale con Ducati, chissà quanti soldi guadagni, tanti, tu che lavoro fai? Lavoro in fabbrica, ecco, tu guadagni più di me. I privati, gli italiani soprattutto, sono portati a trovare un budget perché gli italiani comunque in questo campionato ci sono già. Se sei magari di un'altra nazione sei più avvantaggiato perché è importante anche per la Infront ovviamente, lo capisco, avere diverse nazioni in gioco, in pista. E ci sta tutto. Però quando devi portare grosse cifre per correre, dopo un po' ti chiedi, ma io sto facendo i debiti alla fine per cosa? E sono stati 2 anni durissimi perché comunque, e saranno anche questi, perché non è che ora sono a posto, cioè io devo, adesso è arrivato il momento di cambiare marcia e tirare la sesta, però sono stati 2 anni molto duri, appunto perché comunque pochissime risorse, dovevi fare bel viso a cattivo gioco, diciamo, e dovevi far sembrare che stai bene, invece... È molto dura. Quest'anno, per fortuna, con Giuliano, il team ufficiale, mi ha fatto un bel contratto e posso vivere decentemente. E ho la testa molto più libera anche, perché tanti team, non so come facciano a pensare che un pilota che deve portare del budget, deve chiudere il budget entro fine anno, possa rendere al 100%. Credo che mi metto nei loro panni e penso che alla fine sai che, che non ci perdi come team manager, il tuo team non ci perde dei soldi, però sai anche che il tuo pilota non ti può dare il 100%, perché bene o male io fino a fine anno dovevo trovare ancora i soldi per chiudere il budget, quindi non dormi tranquillo. E è una cosa che non dormi tranquillo, rischi la vita, sono due cose insieme che non hanno molto senso. E anche questo ha aiutato la mia scelta. Ovviamente, però non solo quello, ti dicevo perché io avrei corso anche gratis quest'anno, perché il progetto mi piaceva molto e credevo nel futuro contrario. Giuliano Rovelli, il team manager, proprietario del team, praticamente è una stupenda persona e umana, quindi mi ha chiamato dopo Natale, dopo le vacanze di Capodanno, dopo la Befana. Mi ha detto che più o meno gli accordi si erano incrinati verso 20-25 dicembre, 20-23 dicembre. E è stato quello il periodo in cui sono entrato in contatto con Yamaha, a quanto ho capito. Però a me l'ha detto il 10 di gennaio. E mi ha detto, guarda, abbiamo avuto dei problemi con Triumph, purtroppo non piace neanche a noi, però anzi. Io mi ci sono trovato 3 giorni sopra, 2 giorni soli sopra la moto. E mi sono trovato benissimo e mi piaceva tanto il progetto, ci stavo mettendo il cuore proprio. Loro erano 3 anni, quindi penso che per loro dire ok, basta, sarà stato un motivo importante. Non penso che Giuliano, lui si muove con la passione, se no non lo farebbe questa cosa. E quindi quando termino un rapporto del genere dopo 3 anni, penso che sia successo qualcosa di molto fastidioso perlomeno, non qualcosa su cui ci puoi sorvolare sopra. Ma hanno parlato di promesse non mantenute, ora io non so bene, nello specifico non entro nel merito. Però ci siamo ritrovati che io il 12 gennaio non sapevo se avrei corso con cosa. Giuliano mi diceva, guarda, stai tranquillo che tu, io ti faccio correre, quest'anno tu hai il contratto con me, noi corriamo, devo solo capire con che moto. E per fortuna i ragazzi della Yamaha Europa erano con le moto di Crutchlow, una era al museo addirittura, l'hanno ripresa dal museo, l'hanno montata in 2 giorni perché hanno firmato gli accordi la settimana prima di Portimão, il camion è andato su, hanno mascherato le scritte Triumph, sono andati su, hanno fatto la notte il Moro, il Lele e gli altri ragazzi, hanno montato alle 4, hanno fatto vedere un video alle 4:10 della mattina, erano sul banco con Marcus, con la moto limitatore, e le cose belle. E poi sono venuti giù diretti, io la moto l'ho vista qui, giù dal camion. Mi ha accennato, probabilmente riusciamo a prendere delle Yamaha buone, così mi ha detto, basta. E lì per lì, sai,
Le pelli dici, boh, dai, Yamaha non è neanche una brutta moto, cavolo, ha vinto il mondiale. Però poi pensi al Triumph, tutti i progetti che te l'hai fatto, al lavoro che abbiamo fatto ad Aragon, che abbiamo fatto 3 giorni veramente di lavoro, è stato bellissimo. Pensi al progetto Superbike, che se veniva sviluppato con la stessa maniera con cui abbiamo lavorato ad Aragon, veniva fuori una motina, se Triumph ci appoggiava, bellissima, quindi dispiace, però oh, ragazzi, non è morto nessuno. Quindi ora siamo in blu. È strano, sinceramente mi fa strano anche ora vedermi con le scritte Yamaha. Ero stato Yamaha nel 2005, però Superstock. E ero giallo, in onore del 50° anniversario. Ora blu non ero mai stato. Giuro, la mattina metto la felpa, guardo allo specchio, sento strano.